L'ultima segnalazione che abbiamo fatto, i vigili ci hanno detto no, guarda, il suolo non è nostro, quindi non possiamo intervenire. Enel ci ha risposto pure che non è suo in verità. Qualcun altro che ha fatto ricerche più approfondite ha trovato invece che fosse appunto di Enel un documento che ci dirà la cosa sta così, almeno abbiamo un punto di partenza. A chi dobbiamo rivolgerci per la manutenzione della strada? È la domanda che si stanno ponendo da anni i residenti di Via De Curtis a Giugliano. L'asse viario che congiunge Via Epitaffio e Via Selva Piccola, nota ai più per essere la via dove sorgono i tralicci dell'energia elettrica. La strada versa nel degrado e nell'incuria. Auto abbandonate, erba alta sui marciapiedi e buche ogni 4 metri. Chi è il nostro interlocutore? Si chiedono i residenti. Un mistero sul quale si interrogano in molti. La delibera di giunta, la 874 del 91, ci dice che il comune l'ha rinominata. Però contestualmente ci ha detto a più riprese, e non solo a me, anche ad altri cittadini, tipo c'è Bruno Sannino, un noto attivista del luogo, che la strada non è del comune, rinomini qualcosa che non è tuo, però magari è una prassi che esiste. Il punto è, chi è il nostro interlocutore? Perché a quanto pare la strada è dell'Enel. Enel ci ha risposto pure che non è sua in verità. Qualcun altro che ha fatto ricerche più approfondite ha trovato invece che fosse appunto di Enel. Nel 2012 invece, la delibera di giunta 115, il comune la estrapola dalle sue proprietà. A un certo punto io mi gratto in testa e dico non ci ho capito nulla e questa è la nostra situazione. Il problema è chi è il nostro interlocutore naturale? Con chi ce la dobbiamo prendere? A chi possiamo segnalare? L'ultima segnalazione che abbiamo fatto, i vigili, e parlo perché è documentata la cosa, ci hanno detto no, guarda, il suolo non è nostro, quindi non possiamo intervenire. Intanto, il fondo stradale è quello che è peggiora. La fatiscenza comporta altre criticità, cioè quali? Abbandono di auto, ci sono tante auto abbandonate qui, l'altra sera ne pigliò fuoco una. Il consigliere di centrodestra Paolo Riccardo ha depositato un'interpellanza al sindaco e all'assessore al ramo per avviare l'iter per l'acquisizione al patrimonio comunale. Scrive così in un suo post: una strada abbandonata a se stessa da anni che rappresenta uno schiaffo alla civiltà. Oggi non ci passa più l'alta tensione e possiamo immaginare di restituire dignità a quella zona e sottrarla al degrado con un piccolo atto di responsabilità. Un documento che ci dirà la cosa sta così, almeno abbiamo un punto di partenza.